non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Allora, stiamo per fare la nostra reaction alle prediction di inizio anno sugli assist man. Vi abbiamo già portato la reaction sulla classifica marcatori, il capocannoniere, chiamatela come volete. Abbiamo portato la reaction di Serie A alle nostre prediction, no, sulla classifica finale. Lo abbiamo fatto anche con la Premier League, lo abbiamo fatto con la Serie B. Non so se lo abbiamo già fatto anche per la Liga. Arriverà anche quello, se ancora non è arrivato. Ma preparatevi, perché abbiamo fatto un macello. Ciao ragazzi e ben ritrovati a tutti. Vi chiediamo semplicemente di supportare questo contenuto lasciando mi piace. Se lascerete mi piace, ragazzi, vi porteremo anche le nostre reaction alle prediction di inizio anno su gol fatti e gol subiti. E là veramente c'è stata a mettersi le mani ai capelli, peggio di questa prediction. Potete iscrivervi e attivare la campanella per restare sempre aggiornati ogni volta che pubblichiamo qualcosa. Continuiamo a vedere che tantissimi di voi su questo canale, addirittura più del 40%, 38% scusatemi, su questo canale, sul secondo più del 40%, sul terzo quasi il 60%, visualizzano i contenuti ma non sono iscritti. Se non vi iscrivete e non attivate la campanella, tanti video ve li perdete. Iscriversi e attivare la campanella è gratis. Se volete restare sempre aggiornati sui nostri video, vi basterà fare quello che vi ho appena detto. Non costa niente. Tre canali, due de calcio, uno extra calcio. Canali tutti in descrizione o durante il video compariranno qui. Spulciate il canale extra calcio perché c'è da divertirsi. Allora, prendi il foglio. Facciamo così. C'è un ex aequo clamoroso in realtà. Perché? C'è il primo assist man della Serie A che ha fatto un numero di gol. Poi dalla seconda, alla quinta posizione, in realtà sono tutti giocatori che hanno fatto lo stesso numero, sì, di assist. Tutti lo stesso numero. Ma noi consideriamo posizione per posizione l'ex aequo. Certo. Facciamo così, senza staffa, scende, annatro, no, perché ce ne stanno 200 che ne hanno fatti 7, 200 che ne hanno fatti 6 di assist, 200 che ne hanno fatti 5. Non mi sembra il caso. Vediamo, perché se indoviniamo la posizione esatta, è un punto. Sì. Numero di assist pure. Numero di assist è un punto. E poi andiamo a valutare anche lo scarto di quei calciatori. Vediamo chi ha fatto lo scarto nella somma totale inferiore. Chi ha sbagliato meno. Mi piace. Quinta posizione in classifica, nella realtà ci è arrivato Zielinski con 8 assist. Siccome dalla quinta alla sesta, in realtà. Perché Kostic? Perché se i primi tre stanno qua sopra, 4 e 5. Ah no, è Kostic in realtà. Zielinski c'ha lo stesso numero di assist, chiedo scusa, ma cambia poco. Cambia poco. Io voglio sapere da te, con quanti assist Zielinski, ripeto, 8 assist, Kostic 8 assist nella realtà, con quanti assist alla quinta posizione e chi ci hai messo? Con 9 assist, sì, okay. Quindi ben pelino. Sì. De Ketelaar. Mi sa che un assist l'ha fatto, però se non mi ricordo uno. Male. È vero? Uno, me lo ricordo anch'io. Uno, ed è l'unica non cosa. Non credo lo abbia più fatto. Che ha fatto, poi. No, è l'unica cosa che ha fatto in questa Serie A. Voglio vedere la posizione di classifica un di... Un assist Madonna, di ma numero. È impossibile ritrovarlo, ce ne stanno talmente tanti che hanno fatto un assist. Sta alla 219esima posizione in classifica. Lo cercheremo, ma tanto. No. È 215esimo. 215esimo? Sì, per forza, presumo, perché se stanno tutti a 1, 215, o no? 226, 228, qua stanno proprio a... Ah, sì, sì, eccolo, 250esimo. Quindi, di quanto hai sbagliato? De 8? De 8. Ok, scrivi. Mamma mia. Io alla quinta posizione in classifica pronosticai all'epoca Paulo Dybala con 10 assist totali. Ha fatti 6, ecco. E ne ha fatti 6, quindi il mio scarto comunque è sicuramente migliore del tuo 4. Direi. Quarta posizione in classifica, capite bene che nella realtà con gli stessi assist di Kostic, ma in realtà anche con gli stessi di Zielinski, ci è arrivato Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. 8 assist alla quarta posizione, chi ci hai messo della quarta posizione con quanti assist? Io ci ho messo Berardi, che in realtà è arrivato... È arrivato fuori da Lazio. È arrivato fuori, è settimo. È arrivato fuori, è settimo, con 11... Quindi 8, 9, 10, 11, 4 assist in più. Sì. E non De Ketelaar, De 4.
Ok, perché The Gatherer era uno solo. Capito il gioco di Gatherer? The Scarter era uno perché uno solo non ha fatto. Alla mia quarta posizione in classifica, ti preannuncio che Milinkovic Savic ce l'ho messo. Io ci ho messo Leao con 11. Leao ne ha fatti 8, quindi il mio scarto è di 3. Sì. Ok. Finora nessuno ha beccato niente. Nulla, zero. Seppur poi, se dobbiamo andare a guardare il numero di assist, io posso dire che Leao quasi quasi l'ho beccato. Non è una quarta posizione in classifica, è riportato terzo, ma potrebbe essere tranquillamente quarto perché ha fatto gli stessi assist di Milinkovic Savic. Esatto. Però è relativa la cosa. Relativa. Conta più che altro magari il numero di assist in questo caso. Terza posizione in classifica, Leao, ve l'ho già preannunciato, è un pallino praticamente a me, se così si può definire. Terza posizione in classifica, nella realtà Leao con 8 assist, chi ci hai messo 2 con quanti assist? Io ci ho messo Milinkovic. Quindi è un pallino pure per te praticamente, abbiamo pareggiato i conti, diciamo con... pareggiamo con 11. Uno scarto di 3. E 3. Okay. Ho fatto la stessa cosa tu con Leao, tale e quale. Allora, io sto scendendo per cercare questo calciatore, l'ho trovato. Parliamo di? Pensavo ne avesse fatti molti di più. Io ci ho messo la terza posizione a Cancelanoglu con 12, ma in realtà ne ha fatti 6. Quindi questa è la mia cioccata più pesante fatta finora. Non benissimo, bene ma non benissimo, anzi male ma non malissimo. Mettiamo bene ma male malissimo. Vabbè. Seconda posizione, questa è clamorosa, inaspettata. Te dico la verità. Io non ho più guardato nelle ultime giornate di Serie A la classifica assist man dalla seconda posizione in poi. Colpevole. Chi era primo lo sapevo. Me lo ritrovo qui adesso e reagisco in diretta in maniera completamente inaspettata. Secondo in classifica, in realtà con gli stessi assist di Leao, de Milinkovic, de Kostic e de Zielinski, troviamo Musabarro con 8. Impossibile che tu lo abbia messo alla seconda posizione in classifica. Ci hai messo? No. No, chi ci hai messo e con quanti assist? Con 12 assist. Sì. Ci ho messo Kvaratskhelia. Che ne ha fatti 10. Che ne ha fatti 10. Quindi, tra questo virgolette, potrebbe essere un altro pallino. Questo è veramente un pallino pesante. Tu scrivi scarto dei due. Te ricordi? Io me lo ricordo perché era una cosa che avevo detto e mi è rimasta impressa. Quando tu dissi Kvaratskhelia, esatto, il nome di Kvara, sì. Io replicai, non l'ho messo qui perché ipotizzo ne possa fare 9 o al massimo 10 al pari di Dybala. Andate a riguardare il video, non mi sto a dire una cavolata. O al massimo 10 al pari di Dybala, ne ha fatti 10 ma non ce l'ho messo. Bravo Salame. Sarebbe stata una cosa clamorosa. Bravo Salame. Io ci ho messo Berardi con 13. Ma Berardi capisci bene che ne ha fatti 7. Quindi lo scarto è di 6. Un altro 6. Ed è pesantissimo in realtà. Perché mi sa che passo io in svantaggio in termini di scarto. Secondo me sì. È rimasta la prima posizione in classifica. E io su di te c'ho il vuoto totale. Non mi ricordo chi hai messo. Ovviamente mi ricordo chi ho messo perché l'ho scritto. E l'ho letto. Nella realtà la prima posizione c'è Kvara con 10 assist. Chi ci hai messo dalla prima posizione in classifica con quanti assist? Con 14 assist, sì. Quindi obiettivamente sono andato un po' troppo oltre con l'immaginazione. Sì. Ci ho messo Angel Di Maria. Quanti ne ha fatti? Ah, non lo so. Qua è difficile pure trovarlo. Mamma mia. Eccolo, ne ha fatti 4. Che stagione, mamma mia, ragazzi. Scarto del 10? Scarto del 10. Ho messo pure io quei stessi assist. Questo è di? Identico. Di Maria 14, scarto di 10. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Fai lo scarto e vediamo chi ha fatto. A sto punto, scrivilo. Non conta Di Maria perché lo scarto è identico. No, no, vabbè, lo contiamo. Tu scrivi, sì, lo scarto. Fine. Quanto è il tuo scarto? A me è 27. A me è 29. Vabbè, stavo. 10 e 12. 22, 3, 25 e 4, 29. Non stavo là, hai vinto te. 10, 27. Hai vinto te, qua non c'è problema di decretate voi il vincitore nei commenti, perché lo scarto è maggiore il mio. Lo scarto è maggiore, sei andato vicinissimo. I pallini, sei andato più vicino, te, Kvara, che l'hai quasi beccato, non mi sento di dire che ho fatto meglio di te, assolutamente no.
Riportate i vostri risultati nei commenti. Se avete fatto la prediction a inizio anno, avete fatto meglio di lui? Avete fatto meglio di me? Sicuramente avete fatto meglio pure di lui? Scrivetecelo qua sotto nei commenti. Avete fatto peggio tutti e due? Scrivetecelo qua sotto nei commenti. Vi ringraziamo per la visione. Vi diamo appuntamento il prossimo anno, tra un paio di mesi, alla nuova prediction. Su tutte le prediction, in realtà, non solo quella assist man. Aspettiamo. Grazie per la visione. Alla prossima con un nuovo video. Ciao ragazzi. Ciao.